Praticamente oggi c'è stata questa mobilitazione perché l'IMU è una patrimoniale sui poveri, questo governo non ha avuto il coraggio di mettere una patrimoniale vera e quindi ha messo questa patrimoniale sulla prima casa che colpisce tutti i cittadini in maniera indiscriminata, una cosa inaccettabile che evidentemente noi condanniamo. L'IMU contiene inoltre elementi di iniquità molto forti, in particolare sulle case popolari, perché anche le LALER e le cooperative di proprietà indivisa dovranno pagare l'IMU su come se fossero delle normali proprietari di casa. Un esempio concreto: a Bergamo LALER incassa circa 2 milioni di euro di affitti, fa manutenzioni per molto meno di questi 2 milioni di euro e dovrà spendere questi soldi al posto di manutenzioni per pagare questa nuova tassa che prima non aveva e quindi saranno abolite le manutenzioni. Il risultato concreto è che gli ultimi, quelli a cui lo Stato riconosce l'indigenza, a cui dai la casa perché non sono in condizioni nemmeno di accedere al mercato della casa, pagheranno gli interessi sui debiti alle multinazionali, alle grandi banche, alla BCE, ai grandi capitali speculativi, con i soldi delle mancate manutenzioni. È una cosa iniqua. Su questa cosa noi chiediamo che nel regolamento edilizio che il Comune vara a settembre introduca un elemento di sgravio. Lo Stato ha già riconosciuto l'iniquità di questa cosa, ha rinunciato alla quota parte sua, rimane attiva la volontà dei comuni di lasciare o non lasciare. Fa Coetti, fa invece in barile su questa cosa, quindi noi raccogliamo le firme come sindacati degli inquilini, partiti della sinistra, perché nelle case popolari ci sia una petizione che obblighi il Comune a introdurre nel regolamento il fatto che rinuncia a questa quota parte affinché gli ultimi più poveri non pagano la tassa ai più ricchi.